Se tuo figlio ha appena fatto il test per misurare il quoziente intellettivo, tra i vari punteggi che hai trovato ci sarà sicuramente anche l'indice di comprensione verbale. Ma che cos'è davvero e cosa va a misurare? Vediamoli insieme in questo video. Ciao, sono Paola Saba e sono una delle fondatrici del progetto Viva la Dislessia, il metodo di riferimento per le difficoltà di apprendimento in Italia. Prima di entrare nell'argomento di oggi, ti ricordo che puoi trovarci anche su Facebook nel gruppo Viva la Dislessia con il punto esclamativo, dove potrai trovare ogni giorno consigli utili per te e per tuo figlio. Oggi parliamo insieme di indice di comprensione verbale. All'interno dei punteggi che vengono esaminati per poi fare la valutazione del quoziente intellettivo, l'indice di comprensione verbale è particolarmente interessante. Innanzitutto va a misurare quella che è una parte dell'intelligenza dei ragazzi che viene chiamata generalmente cristallizzata. Perché cristallizzata? Non perché non evolva, naturalmente, ma perché è particolarmente legata a una parte della nostra intelligenza che dipende dall'ambiente e in particolar modo dalle conoscenze. Anche le opportunità, se vogliamo, no? Quindi se cresco in una famiglia particolarmente interessata ad aspetti culturali, sociali, piuttosto che utilizza un lessico mediamente ricco, ok, interessato, interessante, questo naturalmente influirà sulle mie abilità verbali. Questo indice, in particolar modo, è un predittore molto interessante, molto importante di quelli che sono gli apprendimenti scolastici. In che senso? Se c'è un punteggio tutto sommato buono all'interno di questo indice, gli apprendimenti scolastici tendenzialmente hanno dei risultati positivi, migliori, ok? È, come potete immaginare, legato all'aspetto più culturale, legato anche in parte alle conoscenze, per cui va comprensibilmente a braccetto con la parte scolastica. Dipende quindi, abbiamo detto, dall'ambiente, può dipendere comunque anche in qualche modo dai disturbi legati alla lettura, cioè se io faccio fatica a leggere o se per qualche motivo è presente un disturbo specifico dell'apprendimento, il fatto che io fatichi di più a leggere può portarmi a leggere meno e quindi ad avere magari un lessico leggermente meno sviluppato, piuttosto che delle abilità dal punto di vista verbale leggermente inferiori. Non è assolutamente detto, perché è possibile che pur avendo io difficoltà o addirittura disturbi della lettura, questo punteggio sia alto, anzi è specifico proprio nella valutazione che vedremo insieme nei vari video sul quoziente intellettivo, che questa scala in particolare non indica principalmente come scala un disturbo specifico dell'apprendimento, proprio perché non è legata all'abilità direttamente della lettura, ma è legata alle competenze come quelle del vocabolario, del lessico, della comprensione e via dicendo. Ok? Per misurare il punteggio di questa scala si utilizzano principalmente tre subtest, più due che sono facoltativi. Andiamo a vedere insieme quali sono. Primo subtest, subtest somiglianze. Vengono presentati al bambino o al ragazzo degli oggetti, quindi attraverso delle immagini piuttosto che attraverso dei concetti che vengono spiegati, e i ragazzi devono trovare quali sono le somiglianze tra più oggetti che possono avere degli elementi in comune. Quindi si tratta di riuscire a trovare quelli che sono i punti in comune tra più aspetti, tra più elementi, ok? È un subtest dove non possono entrare in gioco naturalmente degli elementi individuali particolari, per esempio il fatto di essere particolarmente puntigliosi, precisi, spinti a cercare il dettaglio nell'analizzare quelle che possono essere le somiglianze. Può entrare in gioco, come un po' in tutti i subtest, in tutta l'analisi del quoziente intellettivo, anche la componente emotiva, il desiderio di in qualche modo avere una buona prestazione, quindi andando a cercare perfino dettagli insignificanti o secondari. Andiamo a vedere il secondo subtest, vocabolario. Vocabolario, lo dice la parola stessa, va a indagare su quello che è il lessico dei ragazzi. Vocabolario funziona attraverso figure che vengono presentate dall'esaminatore e via via il livello di complessità crescente attraverso parole che possono essere lette o da parte dell'esaminatore e anche da parte del ragazzo che sta facendo il test. Vocabolario è molto importante perché ci permette di capire se i ragazzi hanno una parola precisa per quell'immagine o per quella definizione e la sanno quindi ricondurre a un lessico specifico. Subtest numero 3, comprensione. Comprensione ci presenta dei principi generali e delle situazioni sociali nei quali in qualche modo il bambino deve capire quali sono
le relazioni, quali sono le richieste anche da un determinato contesto sociale. In questo subtest è interessante notare come emergono anche delle componenti legate al tipo di educazione sociale che si è ricevuta e legato anche al tipo di comportamenti che si mettono in atto in determinati contesti. Può incidere anche l'aspetto legato alla cultura di appartenenza all'interno di questo subtest, per cui va valutato con attenzione se e anche ci sono dei comportamenti che per esempio in classe o nei gruppi come quelli sociali piuttosto che negli sport portano un pochino non solo a disattenzione ma anche a comportamenti provocatori e via dicendo, quindi capire se effettivamente si sono capite le regole sociali e questi principi generali. Comprensione è un subtest importante anche perché non è legato direttamente alla lettura o alla scrittura o alla comprensione di un testo scritto, ma è un subtest che in qualche modo ci permette di capire al di là delle abilità di lettura o di comprensione di un testo scritto. Subtest facoltativi invece sono informazione, quindi il subtest numero 4, e ragionamento con parole, che poi vedremo tra poco. Informazione, anche qua ci aiuta la parola stessa, è un subtest che ci permette di indagare la conoscenza su argomenti generali, argomenti comuni. Chiaro, non si va a chiedere, non so, una data in cui c'è stato quel bombardamento della guerra di 300 anni fa, ok? Ma un'informazione più legata a conoscenze che si presuppone appartengano a una determinata fascia d'età, quindi rispetto a quelli che sono i test appunto standardizzati all'interno della WISH di cui stiamo parlando ora. Per finire, subtest sempre facoltativo numero 5, ragionamento con parole. In questo caso l'esaminatore dà una serie di indizi per portare il ragazzo a identificare un determinato concetto sottostante, quindi diciamo che c'è un concetto e noi facciamo in modo che il ragazzo gradualmente arrivi a capire qual è il concetto di cui si sta parlando con una serie di indizi. È anche qua importantissimo perché si basa sulle parole, ma a prescindere da quelle che sono le abilità di lettura o di decifrazione, quindi ci permette di capire a livello verbale quali sono le abilità di comprensione, di ragionamento e di gestione. Ok, capite come tutto questo indice, l'indice di comprensione verbale, mette insieme l'elaborazione della frase, dei concetti, delle idee, tutto quello che è verbale ma non strettamente legato a uno strumento specifico che è quello del testo scritto, per cui ci permette di astrarre, di capire, di cogliere nella complessità, nella sua complessità, tutta un'abilità specifica che è quella legata all'espressione verbale, sia nella comprensione che nella produzione. È un subtest molto molto interessante, a maggior ragione se studiato e analizzato insieme agli altri che vedremo insieme nei prossimi video. Spero di esserti stata utile, ti ricordo di iscriverti al nostro canale se non l'hai ancora fatto e di seguirci anche su Facebook nel nostro gruppo Viva la Dislessia con il punto esclamativo e sul nostro sito www.vivaladislessia.com.